Amici, bentornati qui sul mio canale. Come state? Spero tutto bene. Oggi un appuntamento a tutto groove, ma prima di iniziare vi chiedo un piccolo favore. Lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e un bel commentino sul batterista di cui parleremo oggi. Ma non tergiversiamo e andiamo subito a parlare di questo big della batteria. Nato il 23 dicembre del 1962, Sonny Emory non è solamente un batterista e un percussionista, ma anche un cantante e un cantautore. Vanta delle collaborazioni, ragazzi, incredibili. Basti pensare a Earth, Wind & Fire, Chic, Paula Abdul, Steely Dan e la stessa Jennifer Lopez. Insomma, è un vero big. Se andate poi a cercare in giro su YouTube troverete altre mille collaborazioni. Stiamo comunque parlando di un batterista estremamente preparato. E oggi in questo video, del quale non voglio dilungarmi troppo, analizzeremo alcuni aspetti del suo fantastico drumming. Come ho già detto, Sonny è un batterista estremamente preparato. Tra le cose che più mi hanno sempre affascinato del suo stile c'è l'estrema padronanza che ha del linear drumming, sia quando si tratta di suonare in quattro quarti che in tempi dispari. Ora inserirò in questo video alcune clip prese da un tutorial che ha fatto anni fa per Dramio, in modo che così potrete vedere proprio dei veri e propri esercizi suonati e spiegati da lui. Ragazzi, ne vale veramente la pena. Tra l'altro sono anche le partiture sotto, quindi ve li potete segnare e potete provare a studiarveli. So. Then I start to experiment with changing the sound sources again. So here we go. Altro aspetto notevole del drumming di Sonny è la sua capacità di muoversi molto bene in ambito di drumming latinoamericano e la sua tecnica di tamburo. In particolare ha un press roll veramente impressionante, cioè poi in realtà è tutta impressionante la sua tecnica di tamburo. Però quando va sul press, ragazzi, non lo so, sembra veramente ali di zanzare, cioè è veramente pazzesco. Ragazzi, è superfluo dire che ha un groove pazzesco, cioè nel senso controllo del suono, andamento, intenzione, è tutto perfetto. Non a caso, appunto, ha suonato con artisti, come ho detto prima, di un calibro veramente pazzesco. Non mi ricordo se l'ho detto prima, ma tra gli artisti con cui ha collaborato c'è anche Eric Clapton. Ok ragazzi, questo era il mio video dedicato a Sonny Emory e al suo drumming. Ho provato a cercare in giro anche qualche curiosità su di lui a livello biografico, ma non ho trovato granché, quindi ho deciso di fare un video più che altro improntato su quella che è la sua tecnica batteristica. Spero che questo video vi sia piaciuto, ragazzi. Io vi saluto e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti, alla prossima!